Sono stati fatti dei passi in avanti enormi, non solo perché ci sono più telecamere in città, ma è molto più avanzato il sistema tecnologico di coordinamento attraverso individuazioni delle targhe, elementi identificativi, inserimento subito dei flussi di informazione nelle banche dati, quindi ha un ottimo livello tecnologico sul piano preventivo, perché si possono impedire crimini, e sul piano dell'individuazione dei responsabili. E questo avviene con un livello di sinergia istituzionale molto forte tra il Dipartimento Pubblica Sicurezza e il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Napoli, la Regione Campania, il Comune di Napoli e tutte le forze dell'ordine. Un altro sistema importante che viene presentato oggi è quello di cercare di mettere a sistema appunto tutte le telecamere, sia pubbliche che private. Questo che vantaggio ha? E questo dicevamo, perché nel passato si facevano un po' interventi spot, random, isolati, invece adesso sono tutti organici, è previsto un piano di manutenzione che era quello che mancava nel passato, e poi il coinvolgimento dei privati. È importante, i privati si intendono gli operatori economici, le associazioni anti-racket, e quando si parla di sicurezza ogni cittadino ha un ruolo importante, quindi a Napoli è un laboratorio la sicurezza, perché si coinvolgono gli operatori economici, commerciali, addirittura le comunità migranti in alcune zone. Questo alza molto il livello di rassicurazione e prevenzione, ma anche, come ha detto il questore poc'anzi, di individuazione dei responsabili anche di fatti criminali molto gravi. Senza questo sistema di telecamere diventa tutto più difficile. Certo, non risolviamo tutti i problemi, ma unitamente a tutto il resto che si fa in città stiamo facendo dei passi in avanti anche sul piano tecnologico che prima non c'erano nella città di Napoli. Senta, quindi oltre al sistema pubblico, quindi quelle che sono state installate nelle zone più pericolose, anche i privati, quindi anche i grandi parchi, insomma agenzie proprio di sicurezza private, così? No, ma diciamo che la legge ultima sulla sicurezza ha introdotto anche un incentivo per i privati che vanno a integrare un sistema di sicurezza pubblico, cioè quello di avere per esempio un esonero parziale o totale anche di imposte comunali. Questo è un fatto importante, quindi oggi noi abbiamo firmato un protocollo che è tutto pubblico, poi è stato presentato un progetto pilota che è pubblico ma chiede molto un ausilio dei privati, che hanno oggi e debbono avere tutto l'interesse a partecipare a un sistema di sicurezza integrata e partecipata.